Ehi, hey, Pokefanatici, io sono Dlarz e bentornati in questa nuova parte di Pokémon Sole! Nella scorsa parte, dopo aver distrutto più o meno Hala ed aver completato quindi la prima grande prova, siamo arrivati qui nella nuova isola, nella seconda isola, più precisamente a Kantai, nell'isola di Akala. I visitatori sono benvenuti. Bene, ma vediamo cosa dicono al negozio di vestiti. Andiamo subito a cambiare outfit, sperando che abbiano qualcosa di carino da farci mettere. Avanti su, vediamo un po'. Non che nell'ultima isola ci fosse così tanta scelta. Questa è carina. Canottiera sportiva. Poi abbiamo canottiera professor Oak. No, con canottiera Pokémon lupo. Canottiera Houndoom. Poi polo a stelle. Pola stelle, ok, pola stelle e basta. No, vabbè ragazzi, io la canottiera del professor Oak me la compro subito adesso. Cioè, è fantastica. Pantaloni cargo trendy, pantaloni corti sportivi, pantaloni cargo normali, sempre cargo però neri. Poi ce l'abbiamo cargo rossi, gialli, arancione, rosa, beige e bianco. No, bianco non c'è, me lo sono immaginato. Beh, beige sarebbero anche carini. Però io probabilmente prenderò questi, a motivo floreale. Guardate, faccio il tamarro, che dite? Oppure prendo questi. Faccio il tamarro? No, dai, non facciamo troppi tamarri, prendiamo questi beige. Vediamo cos'altro hanno. Ah, hanno messo i mocassini. Equilibrio, cioè sono quelli di Zygarde. Lungo collo, saetta, squama. No, vabbè, le scarpe per adesso le lascio perdere. Poi nel cappellino sportivo. Occhiali montatura spessa, nero, rosso, giallo. No, ma gli occhiali no. No, gli occhiali non li voglio. Gli occhiali non li voglio. Ok, direi che siamo a posto così. Adesso siamo diventati belli trash. Siamo stupendi. Con la canottiera del professor Oak. Guardate, siamo proprio nel mood. Nel mood festaiolo. Fa troppo ridere con la canotta. Con la faccia del professor Oak dei giochi di prima gen. Fatta tutta rosa poi, cioè il fatto che sia rosa mi fa ridere tantissimo. Ah, qui che cos'è che abbiamo? Ufficio turistico, ok, non è molto importante. Abbiamo saltato qualcosa, qui ci sono alcune persone, lì c'è consigli utili, qui abbiamo invece l'imbarco che avevamo già visto nella scorsa parte. Va bene, la mappa ci indica di andare subito qui nella prossima uscita verso il centro Pokémon, però prima di andare vorrei giusto un attimino vedere che cosa c'è qui intorno. Tipo un tizio su uno Stoutland. Aspetta, il mio Stoutland ha fiutato qualcosa. È molto meticoloso. Non si darà per vinto finché non avrà trovato degli strumenti nascosti. Potresti passare da un'altra parte. Ecco. Questa è la scusa per dirci no, devi prima fare la cosa con Lilia e poi puoi passare. Odio questa cosa e voglio essere libero di esplorare quello che mi va. Oddio, Dexio e Sina. Fermo dove sei. Vi ho riconosciuti subito, ragazzi, anche con quegli occhiali stravaganti. Vabbè che io sono più stravagante di voi con sti vestiti. Ma notare le due tipe là sotto che salutano di continuo. Scusa, non volevamo spaventarti. Stai facendo il giro delle isole, vero? Piacere, io sono Dexio. E io Sina, un nome grazioso, non trovi? Proprio come me. Sì, vabbè, ma stai calma, zia. Siamo in vacanza qui. Siamo interessati all'usanza più caratteristica di Alola, il giro delle isole. Ti andrebbe di fare una lotta con Dexio? Ma la maglietta che ha Dexio è bellissima! È con l'Executor Forma Alola! Perché ti chiederai? Beh, voglio vedere di che pasta sono fatti gli allenatori qui di qui. Ma non sono di qui, sono di Kanto! Vabbè. Allora, ci stai? Certo. Ti mostrerò di cosa sono capaci i miei Pokémon quando si scatenano. Sì, ok, ma se vinco mi dai quella maglietta, è stupenda. Io ti do la mia del professor Oak Rosa. Forse. E parte la sfida contro Dexio che ha due Pokémon, almeno siamo alla pari. E ci manda subito in campo Slowpoke. Bene. Io vado con Pichu, sperando che non sia troppo di livello alto quello Slowpoke, ma almeno un 14. Anzi no, 15! Vogliamo proprio esagerare, va bene. Parto di congiura, voglio aumentare l'attacco speciale, almeno siamo più veloci, non che ci voglia molto a essere più veloci di uno Slowpoke. Notate Dexio che rimane fermo in quella posizione tutto il tempo, va bene. Si è mosso giusto per ordinare l'attacco confusione, che non ci ha fatto tantissimo, meno male. E adesso andiamo con un bel tono shock che è super efficace, più congiura che ha aumentato l'attacco speciale,
Non lo facciamo fuori ancora in un colpo, ma comunque ce la faremo con due. Non so se senza congiura ce l'avrei fatta lo stesso. Per una volta Pichu riesce a sconfiggere il Pokémon di un allenatore non qualunque da solo. Sono fiero di te, Pichu, davvero, mi sto commuovendo in questo momento. Però non sale di livello, mannaggia. Espeon. Espeon, non male come cosa. Cambiamo subito Pokémon e mandiamo Torracat. Potrei usare Leccata tranquillamente, che sarebbe super efficace. Però forse andrò con Rogodenti lo stesso. Ci manda in campo Espeon, livello 16, che bello che è Espeon. E andiamo con un bel Rogodenti. Wow, l'ho fatto quasi fuori. Lui ci usa Confusione. Ti piacciono i Pokémon Psico? Ci ha confusi! Cioè, ma quante probabilità ci sono, veramente? Ok, io ho usato Rogodenti fregandomene completamente, ma se io mi colpisco da solo e poi lui ci colpisce con Confusione, morivo, ma non è andata così. Ottimo! Addio Espeon. Livello 21 per Torracat. Peccato che Pichu non salirà di livello nemmeno con il condividi esperienza, anche perché non l'ho attivato. Bravo Dlarz, mi sono dimenticato. Gli allenatori di Alola hanno un non so che di fatto li distingue da quelli di Kalos. Ma non sono di Alola, sono di... Vabbè, lasciamo stare. Si vede che stai facendo il giro delle isole. Ho percepito chiaramente il legame che c'è tra te e i tuoi Pokémon. È come se avessi vissuto anch'io un po' delle emozioni del giro delle isole. Per ringraziarti rimetterò in sasso la tua squadra. Almeno quello. Devo ricordarmi di riattivare il condivisore esperienza. Tu e i tuoi Pokémon siete un team perfetto. Mi ricordate come eravamo ai vecchi tempi noi e quel gruppo di 5 giovani allenatori? Oddio! Parla di Tierno, Trovato, Shana... Serena e Xavier. Voglio regalarti uno strumento prezioso. Teca Zygarde. Questa teca serve per raccogliere le cellule e i nuclei di Zygarde. Ti spiegherò meglio un'altra volta, quindi per adesso conservala con cura. Nel frattempo, perché non ti alleni un po' lungo il percorso 4? Potrebbe esserti utile per il giro delle isole. Bon voyage. Si vede che sono di Kalos con i loro francesismi. Huh? Ok, oh, guardate, finalmente che bello poter essere in uno dei primi luoghi, se non il primo luogo, mostrato nei vari trailer. Ah, fantastico, fantastico. E adesso che abbiamo la teca Zygarde, possiamo ovviamente raccogliere i nuclei. È una cosa fantastica questa. Però, credo che adesso che abbiamo parlato con Dexio e Sina, abbiamo fatto scattare l'evento che ci permetterà di andare avanti. Anzi no. E ti pareva! Adesso ti pare che non ci fa di nuovo tutto il discorso? Figuriamoci. Poteva dirci semplicemente, ehi, no, non ho ancora trovato la cosa, invece no. Devi ridire tutto quanto. E noi passiamo da questo lato, allora. Che però non porta in città. Che fregatura. Percorso 4, per Oana, seguire il sentiero. Ok, non uso il repellente per i soliti motivi, voglio vedere che Pokémon ci sono almeno in quest'erba. Siamo in una nuova isola, voglio trovare Pokémon diversi, eh. Ah, un Lillipup. In effetti ci sono Pokémon diversi. Almeno quello. Pichu, ti manca poco per il 17, eh? E vedi di evolverti in Pikachu prima del livello 20. Prima del livello 20. Cioè, non è che ti devi evolvere al 20. Prima del livello 20. Dannazione, Pikachu. Intanto abbiamo raccolto uno strumento e adesso affrontiamo questo allenatore. Da bravi ragazzi. Vediamo come sono questi allenatori di Akala. Parte la sfida di Amadeo Facchino. Cosa ci fa un facchino nel percorso? Così a caso. E ci manda in campo Drifloon. Ottimo, perché è anche di tipo volante, quindi già mi stanno simpatici gli allenatori di queste zone. Andiamo subito con un bel tuono shock. Siamo più veloci fortunatamente e loro sono a livello 14 più o meno. 14-15 si aggireranno i Pokémon degli allenatori. Ci usa Raffica, non ci fa moltissimo danno e meno male direi. Andiamo quindi con un altro bel tuono shock. Avrei voluto farlo fuori in due colpi, ma a quanto pare devo farlo in tre. E lui usa minimizzato, giusto per complicarci un po' la vita. Perché sono sicuro che adesso che l'ha fatto, io non lo colpirò. Quanto ci scommettete? E invece ce la facciamo! Grande Pichu, ti voglio bene. Perfetto, sconfitto Drifloon quasi a livello 17 sono salito, quasi. Il condividi esperienza, vedi che mi sono scordato. Lo scordo sempre. Adesso lo attivo. Il bello è che prima lo stavo dicendo
E ovviamente figurati se mi sono ricordato. Ok, allora, condividi esperienza attiva. Intanto guardate già quante pietre abbiamo. Snorlactium, Normium, Luctium. Abbiamo già un bel po' di cosette interessanti, più la Teca Zygarde, che ovviamente abbiamo ottenuto in questa parte, quindi che bello. Il gioco si inizia a fare interessante. Qui abbiamo un minifungo e quando vedi delle rocce messe così a caso in dei percorsi a vicolo cieco, sai che per forza si trova... Che cos'è quello? Abbiamo già trovato un pezzo di Zygarde! Una creatura misteriosa è stata risucchiata nella Teca Zygarde. No, abbiamo trovato già l'involucro del nucleo. Sina ti sta contattando. Abbiamo ricevuto... Ah no, è Sina. Abbiamo ricevuto dei segnali della tua Teca Zygarde. La creatura misteriosa che è stata risucchiata nella Teca è una cellula di Zygarde. La Teca Zygarde che ti abbiamo dato serve a raccogliere le cellule e i nuclei di Zygarde che troverai ad Alola. È come una specie di nido. Continua così, bonne chance! Oddio, che figata, già abbiamo raccolto una parte di Zygarde, non me l'aspettavo così subito. E quindi questa parte è ancora più interessante. Il bello che lo stavo appena dicendo, che questa parte era interessante perché avevamo trovato la Teca. Avevamo ottenuto la teca e poi abbiamo già trovato un pezzo di Zygarde. Quanto è figo! Quanto è figo il cerca Pokémon messo così. Sembra tipo la posa che ho io nella foto della Games Week con tutta la Pokécrew. E ci manda in campo Munchlax, per una volta un allenatore che ha due Pokémon e non solo uno. Abbiamo un bel Munchlax da affrontare. Io direi che ti faccio dolce bacio perché, essendo tu molto tencoso, vorrei che ti colpissi da solo, intanto lui non solo ha evitato l'attacco ma mi ha anche usato leccata. Però io ti ho paralizzato. Ah, alla faccia tua. Oramai non ha più senso usare dolce bacio, non mi va più, quindi userò congiura e aumenterò il mio attacco speciale. Lo userò un paio di volte, sperando che lui non attacchi. Riccio il scudo, ecco, lui si aumenta la difesa, ma tanto io ti colpisco con un attacco speciale, quindi... alla facciaccia tua. E uso di nuovo congiura. Quanto sono bravo. Così sono pronto anche per il prossimo Pokémon che ci manderà in campo. Munchlax usa Amnesia, che aumenta la difesa normale, se non sbaglio. Dimmi che è quella normale, ti prego. No, la difesa speciale! Uffa! Per fortuna che l'ho usato due volte, congiura. Ok, andiamo con Tuono Shock. Ah, tolgo poco, tolgo. E dai però! Ma perché così tanto? Ma è azione, oh, è azione! Ma mio Dio! Oh, che esagerazione comunque. È un'esagerazione, penso. Quel Pichu non si evolverà mai, io continuerò a ripeterlo per sempre. Lui intanto è paralizzato, guardate quanto è tencoso quel Munchlax. Tentenna. Ottimo. Un altro Rogodenti. E ce lo togliamo dalle scatole. Finalmente, direi. Bagon, addirittura un Pokémon di tipo drago. Però, non male. Si vede che lui comunque è un cerca Pokémon, ha tutti i Pokémon rari. Ok, Rogodenti non dovrebbe essere molto efficace in quanto lui è un tipo drago, credo. E infatti... Mi ricordavo bene, però comunque faccio un ottimo danno, quindi continuerò ad usarlo. Andiamo di nuovo con Rogodenti. E ci togliamo... No, resiste! Però tentenna. E adesso con un braciere ci togliamo definitivamente Bagon dalle scatole. Addio! Addio, addio, Bagon, caro. Sconfitto. Adesso mi tocca anche tornare indietro, perché ovviamente i revitalizzanti... Aspetta, che forse ce li hanno qui. Devo vedere nel negozio. E qui per terra troviamo... Ma non ci credo! Troviamo un revitalizzante. Sì, ma non lo userò, torno indietro più che altro. Ok, rieccomi qui. Purtroppo non ancora vendono i revitalizzanti al Pokémon Center di Kantai. Quindi niente, mi devo accontentare di quell'unico che ho trovato per terra, proprio al momento giusto. Intanto continuiamo ad affrontare gli allenatori cercando di raggiungere... Ma sono bellissimi! Cioè, il cerca Pokémon era figo, anche il vacanziere devo dire che non è male, guardate quanto sono fatti bene. Michele Vacanziere. Nel frattempo dicevo che raggiungiamo Lilia. Ci manda in campo un Rattata. Un Rattata tipico, non di Alola. Mi fa strano adesso vedere il Rattata normale. Sperando che non abbia mosse tipo Super Zanna e simili. Andiamo ad usare un Tuono Shock, siamo più veloci, meno male.
Tuono shock fa un buon danno, morso, non mi far tentennare perlomeno. Brutto colpo, cioè ma si può giocare in sto modo, veramente, ma si può giocare in sto modo? Non è normale comunque, eh. Non è normale che ti crittano una volta ogni due. Foca l'energia, minimo adesso mi critterà un'altra volta. Tuono shock. Morso. Non mi ha crittato, meno male. Attacco rapido. Vabbè. Guarda, io ci rinuncio, guarda, ci rinuncio davvero. Non so proprio più che fare. Cioè, le puoi provare tutte, ma tanto loro o ti crittano o c'hanno attacco rapido. Vabbè. Che devi fare? Che devi fare? Ero appena tornato dal curarlo, eh? Ero appena tornato. E torniamo di nuovo al centro Pokémon. Però prima prendiamo questa. FIFA Sfera. Oddio. E rieccoci per l'ennesima volta. Sperando che stavolta Pichu non vada KO. E poi non è neanche colpa sua, poverino. Qui c'è una zona completamente vuota. Pensavo ci fosse uno strumento nascosto, invece no. C'è un cuoco da affrontare questa volta. Wow, le stiamo vedendo proprio tutte le nuove classi. Da notare la Pokéball dentro il mestolo. Ireneo Cuoco. Sempre con un Pokémon. Hanno tutti un Pokémon solo. E lui ha Cutiefly, che con il cibo c'entra ben poco, ma va bene. E noi mandiamo Pichu, che ha la super efficacità, almeno quello. Dai Pichu, se non ce la fai questa volta veramente ti deposito. Venti argenteo. Tuono shock. Fai un ottimo danno, ottimo. Insomma. Ah no, non ha la super efficacità. Mio Dio. Pensavo di sì. Ah, allora niente, mi rimangio tutto Pichu. Mi usa vento di fata. Sì, vabbè, ora me lo butta di nuovo giù. Che faccio? Mi curo? Penso che dovrei curarmi. Va bene. Borsa. Super pozione. Dai, Piccio, su. Che devi salire al 17. Vento di fata. Ma non ti far togliere così tanto, però. Bene. Sempre più veloce, comunque. Buono shock. Mandalo KO. No, vabbè, dai, però, mamma mia. Mamma mia. Oh, dovrei usare due super pozioni. Cioè, no. Più che altro stai dietro e beccati l'esperienza così. Mamma mia, che esasperazione, sto Pichu. Un graffio penso che andrà benissimo. E ci siamo tolti dalle scatole il cuoco. Pichu al 17. Guarda, se ti evolvi mi fai un favore, ma non credo, eh. Sei andato KO troppe volte. E invece no! E invece no! Oh mio Dio! No! Si sta evolvendo, meno male! È finito l'incubo! Andare KO 3000 volte non è bastato. Al 17 finalmente l'incubo finisce. E ho un Pikachu! Alleluia! Meno male, meno male. Mi mancherà Pikachu perché come avevo già detto qualche parte fa, d'aspetto mi piace di più Pichu che Pikachu. Però almeno Pikachu con le statistiche giuste non andrà KO ogni 3x2 come Pichu. Oh, mi sento sollevato adesso, mi sento sollevato. Diamo... Ho finito le super pozioni, vero? No. Diamo quella che sarà l'ultima super pozione, spero, di emergenza da dare a Pikachu, perché ormai sei un Pikachu, quindi comportati bene. E andiamo a vedere le statistiche. Questa volta ha un attacco speciale di 27, poi 28, velocità di 40. La velocità è molto molto buona.
Però con le altre statistiche, insomma, non è che stiamo così alto. Cioè, 27-28 è buono. Se avessi avuto almeno un 30 sarei stato più contento, però comunque al 17, non è al 21 come Thor Racket, quindi penso che sia abbastanza decente. Meglio di Pichu, quello sicuro. Intanto qui abbiamo delle bacche e le prendiamo. Però è saltato fuori un Pokémon che stava mangiando questa cosa, non la sapevo. C'è anche questa cosa, io non sapevo nulla. Che Pokémon è? Un Crabrawler! Bellissimo! Allora, non è un Pokémon di quelli che vorrei nel team, però è un Crabrawler. Quindi io quasi quasi lo catturerei. Anzi no, 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 no. Perché definitivamente non è un Pokémon che voglio nel team. Non fa nemmeno parte di quei Pokémon su cui sono incerto. Quindi no, non lo metto. Cioè, non lo catturo, nemmeno così per prova. Che poi comunque, Pikachu sbaglio o è un po' più chiaro del normale? Cioè, mi sembra un po' chiaro a livello di colori. Boh, sarà una... Boh, sembra, forse. Un'altra volta! Ma... Non mi dire che finché non lo sconfiggo rimane lì. Non mi dire, Crabrawler di nuovo. Ma che cavolo vuol dire? Che cavolo vuol dire? Lo devo sconfiggere, quindi? Si vede che adesso è un Pikachu e non più un Pichu. Che comunque Crabrawler ha delle mosse di tipo acqua, quindi potrebbe anche essere utile. Volendo. Però no, comunque femmina no. Perché Crabrawler mi sa troppo di maschio, quindi comunque non lo prendo. Almeno non questo. Però forse potrei farci un pensierino per metterlo in squadra, non lo so. Intanto lo sconfiggiamo. Guardate Pikachu come tiene bene. Fosse stato Pikachu, Pichu sarebbe già morto. Ok. Quindi adesso posso prendere le mie bacche in pace? Oh, bacca Kiwi. Ah, quindi finché non sconfiggi il Pokémon che sta mangiando la bacca, non se ne va. È una cosa assurda, veramente. Però è carina come cosa. Molto carina, davvero. Bene, proseguiamo verso nord. Siamo arrivati al punto segnato dalla mappa come punto importante. Mi ricordo anche questa città, questo pezzo. Me lo ricordo. Da uno dei trailer sempre, mi sembra. Ah no, 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 non era questo, era quello dove c'era il Poliwhirl. Ehi, Dlarz, facciamo una lotta. Adesso che ho superato la grande prova e ho ottenuto anch'io il cerchio Z, voglio vedere se riesco a batterti. L'atmosfera di Hoenn fa venire voglia di un duello da film western. Che forza, sono emozionatissimo. Prima però fammi rimettere in sesto la tua squadra. Almeno quello, come dico sempre. Però vuole fare una lotta ogni 2 secondi. Va bene, dai. Quanta pazienza devi avere con i tuoi compagni di squadra? Quanti Pokémon hai? Sempre due? Ottimo, pensavo ne avesse catturato un altro. Adesso abbiamo entrambi lo starter e Pikachu, però lui ha ancora lo starter al primo stadio, almeno 2 parti fa ce l'aveva ancora al primo stadio, non so adesso. Pikachu contro Pikachu non è che sia molto entusiasmante, però. No, direi di no. Quindi cambio Pokémon. Andiamo Torracat! Adesso che ho Pikachu penso di poter tenere testa anche al suo Rowlet, oppure Dartrix. Non so se si è già evoluto in Dartrix, ma penso di sì. Anche perché comunque sarebbe già in ritardo. Andiamo con un bel Rogodenti sperando di non incappare in statico. Attacco rapido, va bene, ok. Vorrei che anche il mio Pikachu imparasse qualche mossa offensiva diversa da Tuono Shock. E ovviamente statico! Ma anche 2 parti fa è stato così! Anche 2 parti fa, sempre così! Prossima scelta Dartrix, ok, ha un Dartrix. Buono a sapersi, però io voglio tenere Torracat, non mi va di perdere troppo tempo con Au. Bello pure Dartrix. Andiamo sempre di Rogodenti sperando di attaccare. Lui ci usa beccata. Aia, paralizzato, figuriamoci. Andiamo di Rogodenti, ho detto. Lui mi usa beccata. Di nuovo. Aia, brutto colpo. E va bene, altre 2 cose. E distrutto Dartrix in una sola mossa. Ah, vai a sistemarti il tuo ciuffo, dai. Livello 22 per Torracat, ottimo. E punti esperienza condivisi, giustamente. Sconfitto Au per la quarta volta, credo. Ho perso il conto. Caspita che lotta. Beh, i miei Pokémon si sono divertiti. Tieni, ho qualcosa per te. E otteniamo Super Colpo, ti ringrazio. Hai presente l'aura che circonda i Pokémon dominanti?
è quella che li rende così difficili da sconfiggere. Se però usi il super colpo per mettere a segno un brutto colpo, non ci sarà aura che tenga. Nelle lotte Pokémon a volte si vince, a volte si perde. L'unica vera sconfitta, però, è quando non ci si diverte. Beh, io ora vado, voglio vedere la fattoria Oana. Che posto tranquillo, che belli i posti così, li adoro. Oana, città sviluppatasi grazie ai Pokémon. In effetti si sembra proprio un villaggio western. Ed è carina come cosa, devo dire. Intanto abbiamo il prossimo obiettivo che è poco a poco più avanti a noi, quindi prima ci curiamo, ovviamente. Salve. Curami, donna. Avanti, su. Da brava. Fai la brava, fai veloce, donna. Donna! Sbrigati, donna. Che bello, ho un Pikachu adesso, sono così contento. Questa parte mi è piaciuta. Mi sono dimenticato però di controllare che cosa vendessero in questo centro Pokémon. Però va bene. Qui abbiamo la fattoria Oana, non credo che questi siano allenatori, infatti non lo sono. Oh, guardate, sembra la fattoria Mumu. Quella però è un'allenatrice. Quindi ok, direi che ci possiamo anche fermare qui con questa parte. Nella prossima proseguiremo la nostra visita per la fattoria di Oana, cercando anche di raggiungere finalmente Lilia. Credo che lo faremo nella prossima parte. Per questa io vi ringrazio per avermi seguito, lasciate un bel like e noi ci vediamo. Alla prossima, bye bye!